Dopo alcuni anni di prove e di sperimentazione in campo, si è passati alla coltivazione intensiva di questa varietà ad alto contenuto di licopene su circa 200 ettari distribuiti qui nel nord Italia tra le province di Mantova e Cremona. La caratteristica di questa varietà, che non è una varietà OGM, ma è una varietà ottenuta per selezione varietale, insieme alle ditte sementiere, è l'elevato contenuto di licopene che conferisce il caratteristico colore rosso. La resa per ettaro del super pomodoro è un po' inferiore rispetto a quello tradizionale, siamo sulle 500-600 quintali a ettaro. Il costo di produzione è uguale al tradizionale e la mia azienda ha deciso di investire in questo super pomodoro perché pensiamo che ci sia una prospettiva futura. Questo super pomodoro, come dicevo, ha un contenuto più che doppio rispetto al pomodoro tradizionale e attraverso il processo di trasformazione il licopene può essere assimilato dal nostro organismo. Quindi rispetto al contenuto naturale che esiste nel prodotto fresco, attraverso la trasformazione del pomodoro in passate e in polpe, c'è la possibilità di avere un livello da parte del nostro organismo di assimilazione assolutamente maggiore. Io sto a pensare a qualche ragazza che conoscevo di quel giro, no? Lei ce ne mette 2,5, di sicuro ce ne mette 2 sane, no? Basta. Ma di quel basso, no? I like to try and eat healthily, and tomatoes also taste really nice. It's not something which you wouldn't want to eat. Just so I can try some of yours. Okay. I like the flavor of tomatoes. They taste like sun, especially in Italy. Lycopene is one of the most important carotenoid present in nature, and it is the most important carotenoid present in tomatoes. It is responsible for the red color of tomatoes, and it's very important because there are a lot of important news about the possibility that this carotenoid could have a preventive role in chronic disease, including cardiovascular diseases and cancer, at least some type of cancer.